Buonasera, un cordiale ben trovati da Oner News, il telegiornale delle Marche a cura della redazione di UTVRS. Apriamo purtroppo ancora con la notizia di un suicidio sui binari. Stavolta è accaduto nei pressi della stazione di Macerata, all'altezza del polo universitario Bertelli, nel rione Le Vergini, dove un 71enne del posto si è lasciato investire e travolgere da un treno in servizio lungo la linea Civitanova Albacina attorno alle 7:20 di questa mattina. Impossibile per i macchinisti fermarsi in tempo. Sul posto sono intervenuti la Polfer di Ancona, agenti della Questura di Macerata, della Polizia Scientifica, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. Il corpo è stato restituito ai familiari per la sepoltura ed il traffico ferroviario è ripreso poco prima delle 10. Ed un'altra notizia analoga arriva da San Severino, dove un 84enne è stato trovato senza vita nel piazzale antistante l'eliporto dell'ospedale. Si tratta di un paziente di Tolentino ricoverato nel nosocomio settempedano che è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa 8 metri. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un gesto volontario riconducibile ad una grave forma depressiva. Anche per lui non c'è stato nulla da fare. Cambiamo argomento tornando a Macerata perché oggi è stato il primo giorno di una limitata liberalizzazione per l'accesso, se ne è discusso molto delle autovetture nel centro storico, anche se in pochissimi se ne sono accorti. Sentiamo Manolita Scocco. Da oggi e fino al 30 novembre e poi dal 7 gennaio al 21 marzo 2019, dal lunedì al venerdì tra le 12 e le 15 e poi tra le 18 e le 20, torna il libero accesso al centro storico di Macerata, mentre la ZTL rimane valida per 24 ore il sabato, la domenica e i festivi. Sarà il primo giorno la paura di beccarsi una multa salata, ma in pochissimi hanno varcato la soglia, fino a ieri invalicabile, per raggiungere in auto il centro storico, la piazza. Una decisione, la dichiarazione ufficiale dell'amministrazione comunale, presa dopo le valutazioni raccolte in un percorso di ascolto, tenendo conto delle iniziative che nel periodo delle festività dovranno valorizzare e rafforzare l'attività del centro storico e la sua attrattività. Per entrare nella ZTL c'è anche la possibilità di attivare un permesso di accesso a 3 euro per una durata di 30 minuti in qualsiasi orario, mentre per alcune categorie professionali, artigiani, imprese edili e rappresentanti di commercio, è stato introdotto un nuovo permesso temporaneo giornaliero di cui gli interessati possono usufruire nelle fasce orarie 7:30, 12:30 e 14:30, 18:30. Sono 409, di cui il 10% ha subito conseguenze fisiche gravi, le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza delle Marche, strutture provinciali dedicate all'informazione e all'ascolto protetto delle vittime di violenza. Il dato emerge dal rapporto 2018 sul fenomeno della violenza contro le donne, presentato dalla Giunta regionale delle Marche e trasmesso al Consiglio regionale in vista della discussione in aula nella giornata mondiale del 25 novembre. 124 donne delle 266 che hanno intrapreso azioni dopo la violenza hanno denunciato l'autore, 8-10% in più rispetto al valore medio nazionale. Anche per il 2019 i dipendenti del Comune di Pesaro potranno utilizzare il trasporto pubblico per spostarsi tra casa e lavoro a tariffe agevolate con uno sconto del 20%. Il Comune, oltre che aderente all'accordo territoriale, è coordinatore e promotore degli enti e associazioni nella consulta Tempi e Mobilità. Sono 49 gli enti, tra cui la Regione Marche, che hanno sottoscritto anche quest'anno l'accordo territoriale con Adriabus per il progetto sulla mobilità urbana sostenibile e Pur si muove. L'obiettivo è incentivare l'uso del trasporto pubblico e favorire spostamenti ecosostenibili. Presentate a Recanati le iniziative per le prossime festività natalizie. Sentiamo. Si chiama Infinite Emozioni, il programma di feste ed eventi che accompagnerà tutto il periodo natalizio di Recanati. A presentarlo è l'amministrazione comunale in un'ottica di novità e continuità con le iniziative maggiormente riuscite negli ultimi anni e con un'importante collaborazione con i commercianti del centro storico che non c'era mai stata. Sentiamo l'assessore al commercio e alle politiche giovanili Roberta Pennacchioni. Quest'anno diciamo che sono particolarmente felice perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante. Abbiamo fatto una programmazione unica insieme ai vari comitati dei commercianti e è la prima volta, avremo la collaborazione di Via Roma e Via Falleroni per le domeniche, quindi saranno diverse tra loro, una dedicata più ai mercatini che sarà Via Falleroni e l'altra più artistica che coinvolgerà tutta Via Roma. Oltre a quello il Comune si sta
sta impegnando per cercare di portare sempre più gente possibile anche e soprattutto nei mesi invernali, perché sono i mesi che per le varie attività commerciali sono più complicati e più difficili da andare avanti. Comunque la crisi del centro storico è nazionale e non possiamo nascondere che anche noi abbiamo questa sofferenza. Diciamo che abbiamo voluto rinnovare l'appuntamento della pista sul ghiaccio anche per questo, per cercare di far venire i giovani, i ragazzi, quindi di conseguenza le loro mamme, le famiglie a Recanati e portare un contributo anche noi stessi all'attività commerciale, mettendo una cosa fissa, una manifestazione fissa tutti i giorni, che non rischia la pioggia e non rischia il freddo, perché altrimenti d'inverno c'è sempre l'incognita maltempo che potrebbe far saltare una serie di iniziative che abbiamo voluto evitare. Diciamo. Si parte il 1° dicembre con l'inaugurazione spettacolo della pista di pattinaggio. Il programma prevede l'8 dicembre l'apertura della casa di Babbo Natale e l'inaugurazione del planetario, il 15 il presepe di Leandro Messi, il 31 dicembre il capodanno dei frati Cappuccini con lo spettacolo pirotecnico, per finire il 6 gennaio con il tradizionale ma amatissimo da bambini arrivo della Befana. Grande attesa per venerdì 7 dicembre quando, tempo permettendo, andrà in scena la Notte Bianca di Recanati. E siamo ora all'ampia pagina sportiva che come ogni lunedì dedichiamo principalmente al basket ed alla pallavolo. Sconfitta dura da digerire per la VL Pesaro che gioca almeno a tratti anche con buon rendimento ed intensità a Brescia ma perde sul filo di lana 84-81 nonostante una prestazione mostra di Blackmon, 35 punti e 33 di valutazione. È il quarto KO consecutivo dei ragazzi di coach Galli che restano a 2 punti in classifica davanti soltanto a Trento e Pistoia ancora all'asciutto di vittorie. Nel prossimo turno arriva all'Adriatic Arena la matricola Alma Trieste. Brutte nuove anche in A2 dove la Termoforgia Iesi crolla nettamente a Roseto di 19 punti e resta in coda insieme al solo Cagliari. Si interrompe il filotto positivo della XL Extra Light Montegranaro che lascia la vetta alla Fortitudo Bologna dopo la sconfitta casalinga di ieri contro la Bakery Piacenza, pagando caro un mortifero break di 21-2 nel terzo quarto che ha chiaramente deciso l'incontro nonostante il tentativo di rimonta che però non riesce. Sentiamo nel post gara Cesare Pancotto al microfono di Luca Marani. Cesare Pancotto, allora al culmine di una cavalcata straordinaria della Poderosa è venuta una sconfitta che non ci aspettavamo, soprattutto per come erano andati i primi 2 quarti. Che è successo? Il terzo quarto, soprattutto nel terzo? Per chi conosce la difficoltà del campionato, per chi dà un senso di conquista ad ogni vittoria, e siamo noi quelli che hanno ottenuto queste vittorie, le difficoltà sono il pane quotidiano, quindi ci aspettavamo tutte le difficoltà. Abbiamo trovato una squadra che ha giocato meglio di noi, a cui vanno fatti e faccio i miei complimenti. Una squadra che ha saputo leggere meglio di noi la partita, perché nonostante un primo tempo in cui siamo stati praticamente sempre in vantaggio, facendo anche buone cose, nel secondo tempo siamo andati un po' dietro alla nostra generosità e non all'interpretazione del tipo di partita che dovevamo fare. Azzardo, dopo un entusiasmo così grande che ha portato anche tanta gente al palazzetto, forse nel terzo quarto non ci si aspettava una reazione come quella che ci ha avuto Piacenza, sono mancati proprio quei leader che fanno di una buonissima squadra una squadra fortissima, diciamo, come la Fortitudo. Allora, guarda, nelle ultime 3 partite Piacenza-Bacari ha fatto nell'ordine 44 punti, 42 punti, 49 punti. Quindi sapevamo anche da loro nel secondo tempo, nel terzo e quarto periodo, quindi sapevamo anche questo. Dicevo prima, ribadisco, che avremmo dovuto fare una difesa con un agonismo differente, perché finire l'ultimo quarto con un fallo dimostra che abbiamo solo cercato di difendere, non di negare. Quando giochi in difesa devi cercare di negare. Mettiamoci la loro bravura, ma avremmo potuto e dovuto fare qualcosa di meglio. Chiudo chiedendoti una cosa positiva, diciamo, fino a questo momento 5 vittorie, 10 punti in classifica, con 3 vittorie fuori casa contro squadre molto forti come Udine, eccetera. Insomma, ti aspettavi un andamento come questo? Qual è il segreto di questa squadra così giovane? Aver capito che il campionato è difficile, aver capito che le partite le dobbiamo costruire dall'inizio fino alla fine, anche attraverso le difficoltà. Questa sera, pur con la buona volontà, non siamo riusciti a sviluppare questa idea. E ricordiamo la telecronaca stasera dalle 20:15 sul canale 11 di TVRS. Nel prossimo turno, domenica alle 18, la XL Extra Light sarà a Roseto, mentre l'Aurora Iesi
dovrà cercare assolutamente il riscatto in casa contro la Bondi Ferrara. Siamo alla pallavolo nel massimo campionato femminile. La Lardini, dopo il successo 3-1 sul campo del Club Italia, ha osservato un turno di riposo in attesa di riprendere in casa contro Brescia. In Superlega, dopo il rovinoso scivolone con Perugia, parziale riscatto della Lube che supera il tie-break Trento in casa, restando quindi al terzo posto in classifica ma non risolvendo i suoi ancora evidenti problemi di rodaggio. A togliere le castagne dal fuoco per coach Medei è stato Leal, MVP, con i suoi 21 punti. Facciamo ora un break con l'Atletica. Mille podisti al via della 43esima edizione della Marcia Longa Lauretana. Sentiamo Mario Giannini. Molti anni fa i pellegrini si recavano a Loreto a piedi. Ora, da 43 anni, ai primi di novembre, ci si va anche per correre, oltre che a far visita ad uno dei santuari più noti del mondo. 10 km di corsa partendo da Porta Marina, transitando nel piazzale della Basilica, poi giù a Capofitto per Villa Costantina, fino alla piana di Montorso, dove Papa Wojtyla ha radunato 400.000 giovani in occasione di Europe 95. Fin qui tutto facile per i mille podisti presenti, ma poi è necessario risalire per ritornare a Loreto. Atteso per la vittoria finale Mohamed Agi, che domenica scorsa aveva dominato nella mezza maratona di Ancona, ma nell'erta finale il pugliese Dario Santoro, che veste i colori della Caivano Runners, società napoletana, faceva valere i suoi 11 anni di differenza di età, 28 contro 39, e chiudeva i 10 km in 32:45, distanziando l'atleta del Marocco di 5 secondi. Terzo il portacolori dell'Atletica Recanati, Andrea Falasca Zamponi. Quarto il compagno di squadra Giovanni Muretti. Quinto Luigi Del Buono, che ha raggiunto secondo in Ancona. E sesto Marvin Perugini di Casette Verde. Anche nella gara femminile si attendeva la vittoria dell'atleta più titolata, la jesina Simona Santini, per i colori dell'Atletica Brescia, ma anche qui la sorpresa non è mancata, a vantaggio della più giovane anche in questo caso, Laura Biagetti, Forignate, che risiede e lavora a Macerata, seguita dal tecnico Diego Cacchiarelli. Terzo posto per la stamorina Denise Tappatà. Senza Picena ha osservato il turno di riposo, mentre nello stesso girone bianco la Menghi Shoes non ha avuto scampo contro una Monini Spoleto, apparsa nell'occasione nettamente più in palla, 3-0 per gli Umbri, guidati da Padura Diaz al Fonte Scodella. La Videx sale al secondo posto in classifica grazie al successo con il massimo scarto sul Prada di Pordenone. E vediamo ora le previsioni meteo per martedì 6 novembre. Per te che sei sempre alla ricerca, per te che la felicità è sentirsi dire ti aspetto a casa, Moplan Arredamenti è per te con i suoi 5.000 metri quadri di esposizione di cucine, living, camere, arredo bagno, centro specializzato materassi, grandi marchi, prezzi speciali, interior designer a disposizione e servizi altamente qualificati di falegnameria interna, trasporto e montaggio. Moplan Arredamenti, Castelplanio, Ancona. Ci vediamo a casa. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per martedì 6 novembre. Al centro maltempo sulla Sardegna, con temporali piuttosto diffusi e localmente anche forti. Residue piogge al mattino sull'Alta Toscana, asciutto e soleggiato altrove. In nottata pericolo per dei possibili nubifragi sul versante tirrenico. Concludiamo con le temperature. Le minime saranno comprese tra 5 e 16 gradi, un po' su tutto il nostro paese. Un'ultima notizia, Antropos Civitanova sul gradino più alto del podio ai campionati italiani societari di bocce FIB FISDIR per il terzo anno consecutivo. Un successo casalingo nella manifestazione andata in scena da venerdì a domenica nella cornice della bocciofila Fontespina, centro tecnico federale FIB Marche, nella gradatoria conclusiva precedute le squadre di Fano ed Urbino per un triplete tutto marchigiano. È tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani.